Intanto che cos'è? Vedo che ci sono però anche tanti giornalisti, che c'è organismi della, diciamo così, della comunicazione, dei media, quindi forse sarebbe opportuno che noi ricordassimo quello che cos'è il patto per lo sviluppo. Ed è una sorta di accordo, un accordo che viene fatto tra la regione, quindi tra la classe dirigente politica e quelle che sono le parti sociali e datoriali e anche tutti gli altri soggetti del partenariato economico e sociale della regione, per fare che cosa? In sostanza per condividere, per tentare di condividere quelle che sono le scelte più importanti, strategiche, che poi si debbono tradurre in priorità di quelle che sono poi le azioni che dovranno essere attuate e anche per gli interventi conseguenti. Comunque è un reciproco impegno a cooperare. E l'attuazione di quello che noi dicemmo tante volte anche nelle vostre associazioni, che ci sono momenti difficili della storia delle comunità, e quello che noi stiamo affrontando è un momento molto difficile per la congiuntura internazionale, perché il mondo è cambiato, sapete tutto quello che sta accadendo, la crisi che è stata violentissima, una crisi che lascia segni per decenni, lascerà segni per decenni, e quindi credo che di fronte a questo mondo cambiato ci sia anche un modo diverso di dover affrontare quelle che sono, diciamo, le politiche che noi ci piace chiamare di sviluppo, perché devono essere comunque tentare di finalizzate allo sviluppo. Abbiamo un obiettivo generale, e io quando ne parlammo la prima volta all'Aquila, io misi che questo patto per lo sviluppo aveva una ragione di esistere se si fossero condivise tre strategie di fondo. La cosa fondamentale era ribadire con assoluta fermezza che sono necessarie le politiche di risanamento della finanza regionale abruzzese. Non sto a ricordare che la regione è stata la regione che ha raggiunto un primato nel paese tra i tanti, cioè quella di essere la regione più indebitata dell'intero sistema paese. E qui nessuno può dire non lo sapevo, nessuno può dire, diciamo così, ognuno di noi si porta dietro, no, diciamo, si fa carico anche delle responsabilità delle nostre rispettive, diciamo così, d'anticausa, eravamo la regione più indebitata del paese. Non c'è nessuna possibilità reale di sviluppo se non si risana, e quindi uno degli obiettivi, abbiamo detto, è il risanamento, l'altro è il riformare, cioè abbiamo bisogno di profonde riforme di quello che è il sistema, diciamo così, diciamo generale, di governance dei fenomeni, soprattutto che si traducono poi con risvolti economici e sociali, è necessario un profondo riforma. E soprattutto poi quello che è l'obiettivo finale dello sviluppo. Tenete conto, queste tre cose sono tutte cose difficili, che è difficile per ciascuno di noi poter affrontare, se lo si affronta da soli. Se lo si affronta insieme, ciascuna di queste cose diventa più facile. Non è detto che ci si riesce, ma certamente è un modo per, raggiungendo la condivisione su questo, ci sono più probabilità che poi la comunità dimostri di essere tale e quindi di riuscire a farlo. Quindi il patto è come un metodo, è un metodo di confronto innanzitutto. Quindi fa anche giustizia un po' di quelle cose che ho letto sui giornali, come se il patto per lo sviluppo fosse qualcosa che non, nulla di più che un capitolo di bilancio. Non è un capitolo di bilancio, perché se anche mettessimo 5 milioni di euro, come qualcuno aveva detto, non avremmo raggiunto l'obiettivo. Il nostro obiettivo è cercare di gestire al meglio non 5 milioni di euro, ma 1 miliardo di euro. E quindi questo si tratta del patto per lo sviluppo. Chi farà parte di questo patto? Abbiamo chiesto di farvi parte a tutte le autonomie locali, quindi le province, i comuni e le comunità montane dell'Abruzzo. Abbiamo chiesto alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni di categoria, al mondo della cooperazione, lo abbiamo chiesto all'università, lo abbiamo chiesto alle camere di commercio, quindi l'Unioncamere, le camere di commercio, e al sistema creditizio, per l'importanza fondamentale che il sistema creditizio assume in qualunque situazione che determini comunque dei processi economici. E naturalmente questo deve determinare che cosa? Una sorta di alleanza. Un'alleanza tra il sistema istituzionale e i sistemi territoriali, e che tutti quanti dovremo cercare
di attuare, oltre che con le forze sociali e con il sistema delle imprese, per la realizzazione di che cosa? Di quello che si potrebbe definire un sistema regione. Un sistema regione che l'Abruzzo non ha mai avuto e che deve sperare di poter avere per il futuro. La Regione Abruzzo ha avuto tanti orticelli che ragionavano in termini particolaristici e particolari, e invece è il momento di affrontare i tempi difficili che si preannunciano a tutto il paese misurandosi come sistema regione.